Il viaggio di Rose è una storia che affronta numerose e allo stesso tempo importanti tematiche. Come ti è venuta l'idea di raccontare questa storia? È vero che ci sono temi importanti in questo racconto, come il tema dell'ambiente, il tema dell'Africa, il tema dei diritti dei lavoratori africani e soprattutto delle lavoratrici africane. Ricordo che l'Africa è la madre di tutti noi perché è la madre di tutti i continenti della Terra. Però al di là dei temi, io lo dico sempre anche ai ragazzi che incontro nelle scuole, parto sempre da una storia, non parto mai da un tema. Il tema si evince poi alla fine del racconto di una storia. E la storia che mi aveva colpita diversi anni fa, perché era tanto che avevo nel cassetto questa storia, era quella di una rosa che viene coltivata intorno al Naivasha, che è un lago africano in Kenya, dove ci sono coltivazioni intensive, serre di rose, le quali poi vengono surgelate e vengono attraverso le aste olandesi immesse nei mercati internazionali a San Valentino. Quindi forse pochi sanno che le rose che compriamo per San Valentino, per esempio in Italia, ma anche nei paesi occidentali, non sono rose italiane, ma provengono quasi tutte dai paesi africani, latinoamericani, dove i lavoratori vivono in una condizione di sfruttamento molto pesante e anche l'ambiente, perché ad esempio il lago Naivasha è letteralmente prosciugato dalle coltivazioni intensive di rose. Allora, l'idea che mi era venuta in mente era quella di una rosa coltivata dalle mani di Nancy Zawadi, una donna africana, che compie un viaggio, arriva poi attraverso le aste in Italia, viene dimenticata su una panchina da un venditore di rose pakistano e viene raccolta da una bambina che deve salvare l'amore dei suoi genitori. E questa rosa deve vivere 12 giorni e la storia di questa rosa è l'occasione per raccontare questo lungo viaggio. Però ecco, io amo raccontare storie poco conosciute e non parto mai da un tema, parto da una storia che poi esprime dei temi. Si tratta di una storia vera o di fantasia? Esiste veramente una donna di nome Rose? In alternativa, a chi o a cosa ti sei ispirata per scrivere questa storia? Come sempre, i miei libri, per adulti e per ragazzi, sono di carattere storico-realistico e dunque sono un misto di storia e invenzione, o come si dice adesso, di reality e fiction. I personaggi sono inventati. Nancy Zawadi, la protagonista, che racconta questa vicenda, ma la voce narrante è quella di sua figlia, Rose Nasha, è un personaggio inventato. Però è inventato sulla base delle testimonianze di tante coltivatrici di rose, quindi diciamo che i personaggi sono inventati sulla base di storie vere. E il nome Rose è venuto di conseguenza, il nome Rose della figlia, Rose Nasha, nata nella stagione delle piogge, è venuto di conseguenza alla protagonista floreale di questo romanzo che è la rosa. Diciamo che la genesi di questo libro è stata un poco tormentata perché, ma come spesso accade anche per i miei libri, che rimangono nel Moleskine, nel cassetto, nel computer per tanti anni, a volte busso a tante porte e rimangono chiuse. Anche perché generalmente racconto sempre storie un po' particolari, un po' poco conosciute che richiedono tempo per essere comprese, per essere poi sedimentate. Dicevo, io avevo iniziato inizialmente questo libro come un albo illustrato con la voce narrante proprio della rosa. Dopo però era un testo un po' troppo lungo per essere un albo illustrato e un po' troppo breve per essere un romanzo. Allora l'ho tenuto nel cassetto per anni senza mai l'idea di pubblicarlo, finché la mia agente letteraria
parlando una volta per caso mi disse: caspita, ma è una storia pazzesca, nessuno la conosce, raccontala, tirala fuori e tiriamo fuori questo romanzo. E così è nato il racconto di Nancy Zawadi. Il romanzo è denso di numerosi spunti di riflessione, a partire dalle tematiche più importanti legate alla tutela dell'ambiente. Nella tua esperienza, quanto sei sensibile a questo tema? Molto, anche perché, non solo perché sono madre, ma anche perché incontro moltissimi ragazzi nelle scuole di tutta Italia, ragazzi che dovranno raccogliere la sfida ambientale. E tra l'altro nel libro non solo ho narrato dello sfruttamento delle foreste africane, dei laghi africani, che sono il polmone verde del pianeta, ma ho narrato anche di un tema poco conosciuto in Italia, ma molto dibattuto all'estero e nel mondo, che è quello della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Fiumi. Cioè, il dibattito mondiale in questo momento, e l'Italia su questo è un po' un fanalino di coda per ora, si incentra sul fatto che fiumi, laghi, montagne possano essere soggetti giuridici. I Maori dicevano di un fiume nella Nuova Zelanda, è un essere vivente, il fiume respira. Quindi i fiumi, i laghi, le montagne, diciamo, essendo soggetti giuridici, possono, come dire, essere tutelati. In quanto non va lesa la loro libertà di scorrere, la libertà di essere, la libertà di non essere inquinati. E questo è un dibattito molto importante. Un altro dibattito importantissimo a livello della narrativa, e qui penso per esempio a un altro mio racconto su Chernobyl, è quello della biodiversità, che non è solo biodiversità ambientale oggi, ma è biodiversità letteraria. Cioè, oggi i romanzi non possono più avere solo una voce narrante antropocentrica, cioè che metta l'uomo sempre al centro, ma ci vuole la voce narrante delle piante, dei fiumi, delle montagne, la voce narrante di una rosa. Alcuni si possono anche chiedere: ma non c'è violenza a narrare con una voce umana la storia di un fiume, la storia di un monte, perché comunque loro sono chiusi nel silenzio e noi facciamo comunque un'operazione in qualche modo artificiale. Ecco, questa è una domanda, una buona domanda, ma era giusto così, per mostrare i semi, i temi che sono contenuti nel libro, oltre la storia della rosa. Uno degli altri temi fondamentali è quello dei diritti civili, dello sfruttamento al lavoro e del lavoro minorile. Come mai hai scelto di parlare di questi temi? Sono temi che in me toccano corde molto sensibili, anche perché in certe fasi della mia vita li ho vissuti in prima persona, nel mondo del lavoro precario, anche in Italia. Ma diciamo che raccolgo un po', insieme anche ad altri miei colleghi, l'eredità narrativa del filone dickensiano, di Joanna Spyri, per esempio, autrice di Heidi. Ma che mostrò le difficoltà della classe operaia in città. Anche questa autrice, poco conosciuta perché tutti conoscono Heidi, il cartone animato, pochi sanno che è stato un capolavoro della letteratura per ragazzi di questa autrice svizzera che mise in luce il contrasto tra città, montagna e le difficoltà dei contadini di vivere e degli operai di vivere in città e dei contadini di vivere in montagna. Oggi il dibattito nella letteratura per ragazzi se deve raccogliere solo il filone fantastico di intrattenimento comico, dopo che negli ultimi anni è un po' virata su temi d'attualità.
Ma è vero che il filone sociale e di denuncia c'è sempre stato fin dall'Ottocento, e anzi la letteratura per ragazzi ha anticipato sempre grandi rivolgimenti sociali. Tra l'altro, come dice Camus, letteratura è voce di chi non ha voce. In questo senso, per esempio, Pippi Calzelunghe è stato il primo personaggio realmente femminista. Perché è stata la prima protagonista che non era alla finestra a guardare, addirittura ha sfidato l'ordine pubblico, la polizia. Pensiamo ai personaggi di Piccole Donne, pensiamo al Mago di Oz, che nella meravigliosa favola di Baum racconta le difficoltà dei contadini in America ai primi del Novecento. Quindi ecco che proprio perché i ragazzi hanno uno sguardo marginale sulla storia, sulla società, possono cogliere dettagli che sfuggono ai protagonisti, cioè sfuggono a chi è sul palcoscenico. La letteratura per ragazzi è sempre all'opposizione nel Parlamento della letteratura per adulti. Ecco però, se Dickens, la Spiri concentravano l'attenzione sull'Europa, oggi la responsabilità degli autori per ragazzi è quella di allargare l'attenzione al mondo, non solo al mondo, ma anche a ciò che non è umano, anche al pianeta. Terminata la lettura, il lettore vorrebbe sapere ancora tanto della storia. Come ti immagini che sia Rose Nasha ora? Ma il fatto che il lettore vorrebbe sapere di più mi rende solo contenta, molto contenta, perché vuol dire che in qualche modo questa vicenda solleva delle domande, ed è la domanda che fa girar pagina e che in qualche modo coinvolge. Come mi immagino che sia Rose Nasha ora? In realtà potrebbe essere una compagna di scuola di mia figlia, potrebbe essere titolare di una fattoria in Kenya. Ora ci sono molti collettivi femminili, cooperative che cercano di fermare, di opporsi all'agricoltura di piantagione, che è l'agricoltura delle rose, è l'agricoltura del caffè, del tè, del tabacco, per trovare una forma di produzione locale che produca beni che possano essere acquistati dai cittadini locali, cioè acquistati dai kenioti, dagli africani, e non solo beni pronti per essere venduti sul mercato estero. Faccio un esempio riportato nel romanzo. Paradossalmente ci sono alcuni prodotti coltivati in Kenya, venduti in Europa e in America e poi riesportati in Africa a prezzi esorbitanti. Quindi ecco, potrei immaginare che Rose Nasha sia tornata nella sua terra, perché poi nel libro ho immaginato che sia poi andata in America, tornata nella sua terra per impiantare uno sguardo diverso, un modo diverso di produrre, di fare, un fare diverso. Lo stile del racconto è molto particolare. E una volta immersi nella lettura, si ha la sensazione di assistere a una sorta di flusso di coscienza. Un monologo capace di far immergere il lettore in una realtà così lontana da noi. Cosa ti ha portato ad utilizzare questo stile? In effetti, in questo romanzo ho utilizzato uno stile un po' particolare e diciamo che i miei testi nascono un po' sempre dall'accordo di una voce narrante. Ogni storia vuole la sua voce narrante, non si può utilizzare una voce narrante uguale per tutte le storie. E la lingua in qualche modo deve rispondere a un ritmo interno, un po' come se fosse una partitura musicale. La voce narrante inizialmente, ho detto prima, era quella di una rosa, poi ha preso corpo, tendini, materia, gola, quella di una donna kenyota, Nancy Zawadi, una donna non colta, a differenza della figlia che invece ha potuto studiare, ma una donna molto diretta nel suo rapporto con la natura e con la realtà. E la musica della sua voce è quella di un ritmo africano, ma anche di un blues. E per creare questa voce mi sono un pochino ispirata a
il capolavoro di Möhringer, che è Oltre il fiume. Ricordo che Möhringer forse è più conosciuto come il ghostwriter di Spare, no? dei reali d'Inghilterra, piuttosto che il ghostwriter del tennista di Agassi, lo scrittore di Open. Ma Möhringer ha vinto il premio Pulitzer in America per un libricino piccolo così, che è un'inchiesta giornalistica su una comunità nera dell'Alabama, dove la voce narrante della protagonista è veramente fortissima. E un poco ho tratto anche ispirazione da un libro bello, secondo me, il monologo 900 di Baricco. Cosa vorresti dire ai ragazzi che si approcciano al tuo romanzo? In primis, io non so mai cosa dire ai ragazzi. In primis, io parto dalla voglia di raccontare loro una bella storia. Una storia che possa veicolare emozioni, che possa far conoscere realtà inesplorate, e in qualche modo è un'avventura, e che magari possa allargare lo sguardo a un mondo più grande, oltre i confini dell'Italia, dell'Europa, e in qualche modo far comprendere che tutto è interconnesso e che davvero, come sostengono alcuni, il pianeta Terra è un unico organismo vivente. In questo libro si narra di un viaggio, e io ricordo che ogni libro è un viaggio in orizzontale, alla scoperta di luoghi esteriori nel tempo e nello spazio, perché magari può essere anche un viaggio in altre epoche, e un viaggio in verticale, alla scoperta di luoghi interiori. Inoltre, adesso magari dico due parole che sono un poco ostiche, ma sono molto importanti. Ogni libro, e soprattutto questo, è come dire, una difesa della geopoietica in contrapposizione alla geopolitica. Oggi purtroppo, con le guerre che insanguinano il pianeta, basti vedere la guerra in Ucraina, basti vedere quello che sta succedendo a Gaza, la geopolitica è balzata in primo piano, è al centro dei dibattiti attuali. La narrativa, la letteratura, cosa può fare? Può fare geopoietica, cioè poiesis vuol dire fare, poieo dal verbo greco fare. Allora narrare è un fare sulla terra, geopoietica, un fare sulla terra, molto diverso da quello della geopolitica, che spesso e volentieri distrugge. Il fare della narrativa sulla terra può essere davvero un modo di cambiare le cose, un modo di influire sull'ambiente e di creare valore.